Finito il Gran Premio qui al Centro Ippico il Torrione, siamo con Roberto Arioldi, due cavalli in seconda fascia, terzo e quarto finale e una grande voglia di saltare ancora. Sì, peccato, sono due regali, perché sia Viper che Lorena hanno fatto un piccolo errore nel primo giro. Nel secondo giro Lorena era molto veloce, sono riuscito ugualmente a risalire un po' di posizioni. Filippo ha vinto bene, secondo era Francesca, io terzo con Lorena. Grande Francesca, sempre che scena stradone sugli scudi. Ma grande, ci proviamo sempre, non sempre ci si riesce, però ci si prova. Prossima settimana i campionati italiani. No, io purtroppo sono da spettatore, cioè guardo un po' gli altri saltare. Mi dispiace un po' non partecipare, però ho preso questo impegno e voglio onorarlo nel migliore dei modi, cercare di guardare bene i cavalli, perché di lì usciranno i cavalieri che poi parteciperanno a Piazza di Siena. È un lavoro duro oppure avete già le idee molto chiare? No, è un lavoro abbastanza duro, perché non abbiamo, almeno qui in Italia, ci abbiamo all'estero sia Bucci che De Luca, che loro, e Gaudiano, che hanno una marcia in più. Gli altri che sono in Italia si alternano sempre con delle buone prestazioni, però magari il weekend dopo fanno qualche errore di troppo, non così affermati. Dunque bisogna cercare di sbagliare il meno possibile nel scegliere. Perché è un campionato italiano importante e poi a Piazza di Siena ancora di più. Beh, sicuramente sono i campionati italiani, si è tornato alla vecchia formula, che io penso che sia la formula più corretta. Di lì esce il cavallo che ha saltato meglio sicuramente, e tra quei binomi che salteranno bene sicuramente andranno a Piazza di Siena. Perfetto, allora ci vedremo poi sui salti di Roma. Non ci siete ad Arezzo? Verremo anche ad Arezzo, ma noi il punto finale e l'obiettivo è quello comunque di vedere una bella e grande Piazza di Siena. Speriamo, perché è un po' che ci scappa la Coppa delle Nazioni, cerchiamo di arrivare il più agguerriti possibile. Complimenti ancora. Grazie a voi.